Ben trovato, Rosario, come stai? Grazie, grazie. Buongiorno. Sentite? Buongiorno Rosario, ti sentiamo benissimo. Ben trovato. Grazie, grazie a voi dell'invito, grazie. Allora, buon inizio settimana e ti vediamo insomma nell'ufficio del comune, sempre molto impegnato. Trentinaro ormai è diventato un piccolo gioiello del Cilento, lo notiamo insomma dalle tante iniziative che grazie anche all'amministrazione comunale da te guidata in questi ultimi anni insomma si sono svolte, hanno arricchito poi questo territorio che è nominato la Terrazza del Cilento. Sì, grazie, ovviamente, insomma, sono effettivamente particolarmente felice e soddisfatto perché negli anni vedo, insomma, grazie al lavoro ovviamente della squadra, di tutta l'amministrazione comunale, ma anche della collaborazione dei cittadini e delle associazioni presenti sul territorio, noto una crescita dal punto di vista turistico, insomma, e ovviamente anche economico del mio territorio, del territorio che amministro, e questo mi rende particolarmente felice e mi stimola a lavorare ancora di più, a fare ancora meglio, aggiungendo sempre ogni anno, soprattutto in prossimità dell'estate, qualche elemento di curiosità e qualche cosa nuova da realizzare che ci consente, insomma, anche di avere una visibilità che ovviamente è importante, insomma. Quindi siamo tra l'altro in una settimana di lavoro particolarmente intensa perché in questa settimana inizia la festa del pane, la 16ª edizione della festa del pane, grazie ai ragazzi della Proloco che come sempre sono particolarmente impegnati affinché questa festa possa sempre insomma essere bella e come lo è stata negli anni passati. E quest'anno si è aggiunta una collaborazione importante con l'APS Trentinara che si occuperà nelle 5 sere dal 27 al 31 luglio della parte culturale dell'evento con incontri, dibattiti sul pane, sulla storia del pane, sul territorio. E quindi è un momento di grande gioia grazie alla presenza, devo dire, di numerosi turisti che per un piccolo paese dell'interno è una grande cosa. Quindi un momento molto bello e positivo, di grande lavoro come sempre, tra l'altro, ma anche di grandi soddisfazioni. Assolutamente sì, la ricordiamo, insomma, negli anni addietro, una festa che richiama a livello internazionale tantissimi turisti che ritornano con piacere per gli assidui frequentatori del comune di Trentinara ad assaggiare le prelibatezze del vostro territorio. Trentinara però ha puntato sull'amore, questo lo dobbiamo dire, perché ci sono numerosi luoghi che rievocano questo sentimento. Abbiamo un posto specifico dove è d'obbligo baciarsi, poi c'è la via, insomma, dell'amore. Ci sono tantissimi richiami a questo sentimento, Rosario. Diciamo che non è una cosa casuale, nel senso che noi siamo partiti dalla valorizzazione di una leggenda, di una leggenda del nostro territorio, che è appunto la leggenda della preta incatenata, che narra di un amore contrastato di due giovani che sfocia poi in un dramma, dove si abbracciano e si buttano giù da una rupe. Noi siamo partiti da questa leggenda e attraverso questa leggenda abbiamo creato un percorso turistico di valorizzazione del territorio. E quindi la via dell'amore, arricchita di mattonelline dipinte a mano dal professore Sergio Vecchio, che arriva nel punto preciso dove i due si narrano e si siano buttati giù, lì dove è nata l'anno scorso la Terrazza degli Innamorati. Sto vedendo con voi delle immagini molto belle. In questi giorni abbiamo sostituito la pubblica illuminazione che c'era lungo la via dell'amore con degli elementi di luce decorativi che sono quelli che state vedendo, e devo dire che è diventata ancora davvero molto più bella e affascinante. Ne sono particolarmente fiero e orgoglioso. E quindi abbiamo creato un percorso turistico dalla valorizzazione di questa leggenda, il cartello Kiss Please, la terrazza del Cilento. Abbiamo aggiunto nel giardino dei tramonti, oltre alle serrande che avete visto, che hanno voluto riempire di colori via Roma, un percorso principale del nostro paese, facendo diventare insomma quelle saracinesche, purtroppo alcune chiuse, gli abbiamo dato un po' di colore, un po' di gioia. E poi vediamo le immagini ora del Giardino dei Tramonti inaugurato l'anno scorso, e anche qui abbiamo arricchito questo luogo frequentato
particolarmente da bambini e da turisti, visto che c'è anche un parco gioco, abbiamo voluto dargli un po' di colore attraverso i colori della pace, attraverso per dare anche un segnale da questo punto di vista, no? Di amore e pace che penso che viaggino a braccetto. Quindi è diventato il paese dell'amore attraverso la valorizzazione di questa leggenda. Riteniamo che sia una cosa doverosa per un territorio valorizzare ciò che ha senza snaturarlo, che è quello che abbiamo voluto fare in questi anni. Noi abbiamo arricchito il nostro territorio di opere pubbliche, di cose interessanti che abbiamo realizzato, ma senza snaturare minimamente il nostro territorio, ma valorizzando quello che abbiamo, gli affacci, le terrazze, il panorama, il paesaggio, la leggenda della preda incatenata. E l'amore che dietro di sé porta la leggenda anche con l'installazione qualche anno fa della statua di Saulo e Isabella sulla terrazza del Cilento. E infatti ne approfitto, Rosario, parlando di infrastrutture, di chiederti insomma i dettagli per questo intervento, questo progetto da 13 milioni di euro per salvaguardare il costone roccioso. Parlaci più nello specifico di cosa si tratta e come sarà diciamo, strutturato. No, questo in effetti è un progetto che vede, che serve appunto a mitigare il rischio idrogeologico, quindi a salvaguardare il costone roccioso che affaccia su Giungano. Noi abbiamo avuto un progetto dal Ministero, un finanziamento dal Ministero per la progettazione e quindi dalla progettazione è venuto fuori che per mettere in sicurezza il costone roccioso c'è necessità di questo importo di progettuale che ci auguriamo che possa esserci finanziato perché è un intervento che serve appunto a salvaguardare il costone roccioso che affaccia su Giugnano, questo è molto importante. Poi non so se avete sicuramente avuto la possibilità di vedere, abbiamo presentato insieme ad altri comuni con il CIS Grande Salerno un progetto che è molto bello, alla quale tengo molto e quindi mi auguro e farò di tutto affinché ci possa essere finanziato per poterlo poi vedere realizzato, che è un collegamento tra la Via dell'Amore, di cui abbiamo parlato, e una terrazza che si trova nel centro storico. Ed è un percorso molto bello che affaccia su Giugano, che andrebbe ad aggiungere alla passeggiata che attualmente già c'è la valorizzazione del centro storico, perché costringerebbe i turisti a non fermarsi alla Via dell'Amore, ma a proseguire verso il centro storico. E diventa non solo una passeggiata bella, affascinante dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, ovviamente, ma diventa anche un modo per collegare la piazza, diciamo così, la Via dell'Amore al centro storico, quindi costringere, tra virgolette, i visitatori, i turisti a continuare questa passeggiata, a portarli nel centro storico, un centro storico che negli anni abbiamo recuperato, valorizzato, insomma. E per renderlo ancora più importante, più vivo, e per dare la possibilità magari a chi lo vorrà anche di poter intraprendere delle attività economiche, turistiche, non solo B&B, fittacamere che oggi già esistono, ma ci auguriamo anche delle piccole botteghe, dei ristorantini, insomma, per poter, insomma, far crescere sempre di più anche dal punto di vista economico il nostro territorio. Infatti volevo continuare sempre su questa linea, Rosario, ovvero sulla ricettività. Insomma, durante il tuo percorso amministrativo hai visto una crescita esponenziale di queste attività incentrate sul turismo, oppure insomma Trentinara soffre un po' come altri paesini nell'entroterra che si spopolano? No, noi abbiamo visto crescere di molto la ricettività del nostro paese. Noi siamo partiti nel 2004-2005, avevamo poco più di 20-30 posti letto. Oggi abbiamo circa 200-230 posti letto. Ovviamente parliamo di piccola ricettività, perché qui non servono gli alberghi, ma serve la piccola ricettività, che significa anche valorizzazione dei luoghi, degli immobili, recupero e ristrutturazione di questi immobili. Quindi oggi abbiamo circa 200 posti letto, qualcosa in più. Questo fa capire che negli anni c'è stata una crescita del territorio e quindi una crescita di richiesta di venire qui, insomma, da parte dei turisti, che ha fatto sì che, insomma, i privati abbiano poi nel tempo aggiunto, recuperato, ristrutturato, insomma, il centro storico, insomma,
piccole casette da adibire alla piccola ricettività. Quindi questo fa capire che il paese è in crescita. Quest'anno siamo particolarmente felici perché abbiamo visto la nascita di altre tre attività economiche, un ristorante, un bistrò nella piazzetta panoramica. Lungo il corso di via Roma è nata un altro luogo di uno showroom, insomma, dove troviamo prodotti d'eco, prodotti del territorio, insomma, e quindi questo ci fa ben sperare, ci fa immaginare e lavorare con ancora più entusiasmo. Rosario, ecco, il comune di Trentinara, come dicevi poc'anzi tu, è partito dal 2004, con un progetto ben definito, quello di valorizzare uno dei territori dell'entroterra, cilentano, con quello che già però aveva come bellezze naturalistiche, quindi vediamo la terrazza più bella della regione Campania, insomma, lo dicono in tanti, e poi tutte le altre opere che sono state fatte sempre mettendo in risalto quello che poi Madre Natura ha dato a questo territorio. Ecco, il messaggio del sindaco Rosario Carione anche agli altri amministratori del territorio, che con poco, insomma, si riesce a valorizzare un territorio e farlo diventare punto di riferimento in Regione Campania per visitare queste bellezze. Ecco, facciamo un po' da sprone anche agli altri amministratori che certe volte li vedo anche un po' avviliti perché non sanno come gestire i flussi turistici, magari vorrebbero tanti cittadini, tante visite, ma poi con poco, insomma, si riesce veramente a realizzare un qualcosa che possa attirare l'attenzione, come poi ha fatto il comune di Trentinara. Beh, io non penso di essere in grado di dare dei consigli ai miei colleghi sindaci che sicuramente lavorano con le difficoltà che abbiamo un po' tutti sui propri territori. Io lo dicevo prima, noi abbiamo cercato di valorizzare, come giustamente dicevi tu, quello che avevamo, quello che la madre natura ci ha dato, insomma, abbiamo cercato di valorizzarlo senza snaturarlo. Trentinara è il paese della terrazza del Cilento, è famosa per gli affacci, per la natura, per il paesaggio, e noi negli anni non solo abbiamo arricchito il paese di infrastrutture importanti, la metanizzazione, la fibra ottica, insomma, altrimenti se parliamo solo di affacci, di paesaggi, di natura, senza poi aggiungere i servizi che servono ai cittadini per fare impresa, per crescere, per crederci, insomma, in un territorio non basta solo quello. Quindi abbiamo valorizzato senza snaturare il nostro territorio, lo dicevo prima, da una leggenda che probabilmente negli anni sarebbe destinata anche a finire, a morire probabilmente, abbiamo creato un percorso turistico che oggi è un percorso turistico che ha aggiunto sicuramente qualcosa di importante al nostro territorio, il tema dell'amore, questa storia insomma bella che intorno alla quale abbiamo creato un percorso, la terrazza, il castello Chisplice, la statua di Saule Isabella sulla terrazza del Cileno. Io dico semplicemente che bisogna amare innanzitutto il paese che si amministra e tutto ciò che si fa, bisogna farlo, pensarlo, immaginarlo, augurandosi ovviamente di riuscirci, insomma, immaginando appunto una crescita del territorio, dell'economia di un territorio, senza snaturarlo. Questa è la cosa che ritengo sia la cosa più importante. Noi, l'espressione che utilizzo sempre, penso che in questi anni abbiamo ridato speranza di futuro a questo paese. È sempre una speranza, perché poi una piccola realtà fa molta più fatica rispetto a centri più grandi, più importanti. Non ne parliamo poi, i paesi che hanno la fortuna di avere il mare. Naturalmente nel periodo primaverile estivo la gente ci va senza dover creare elementi di attrazione perché il mare è già un'attrazione. Noi invece abbiamo dovuto negli anni inventarci un poco alcune cose che hanno funzionato grazie al lavoro, lo ripeto, di un non solo mio, ma di una squadra che negli anni si è anche rinnovata, ma è un lavoro veramente bello, che dà soddisfazione, una squadra amalgamata che pensa esclusivamente, lavora esclusivamente per il bene del territorio e dei cittadini di questo paese. Questo lo sottolineo perché non è mai scontato. Ho la fortuna di avere dei consiglieri, degli assessori che
che vengono qui, ci vediamo quotidianamente a parlare di cosa serve del paese, non cosa serve a se stessi. E questa è una cosa che voglio sottolineare perché non è scontata, non è banale. E ritengo che sia stata ed è oggi la grande forza della mia amministrazione comunale, che ha lavorato e lavorerà fino all'ultimo giorno nell'interesse esclusivo del nostro paese. Rosario, mi piacerebbe parlare anche della Convergenze Academy, una grande realtà che sorgerà o è già sorta, mi sembra, nel tuo territorio. Insomma, l'avete presentata l'altro giorno nella sede di Convergenze a Capaccio Pestum. Parlaci brevemente di questa iniziativa. Sì, questa è un'altra cosa di cui vado particolarmente fiero e di cui sono grato a Convergenze, ovviamente, che è un'azienda importante del nostro territorio che negli anni ha investito molto anche qui a Trentinara, anche con una sede che abbiamo inaugurato qualche mese fa e che diventerà un'academy, che è una cosa ancora più bella e importante perché significa formare sul nostro territorio giovani, giovani del territorio, insomma, giovani che ci auguriamo possano acquisire importanti informazioni e formazioni e formazione e che possano poi queste nozioni acquisite, insomma, possano poi metterle a servizio del territorio in termini di capacità e in termini di crescita, appunto. Quindi è un'altra cosa di cui sono particolarmente fiero e orgoglioso, di cui ringrazio Convergenza perché ha creduto, crede sulla crescita del nostro territorio, ha deciso di mettere una sede qua e di questo siamo particolarmente onorati. E l'Accademia, devo dire che ancora di più rende il tutto ancora più bello e interessante e ci motiva sempre di più. Sindaco, oltre alla festa del pane che partirà il prossimo 27 luglio e durerà fino al 31 luglio, quindi ne approfittiamo per invitare tutti i telespettatori di Cilento Channel che ci seguono in tutta la regione Campania a venire a Trentinara, anche se sappiamo che questo è un evento conosciutissimo in tutto il mondo, è stato fermo per 2 anni e riparte fortunatamente con tanta grinta. Oltre però a questo evento, che cosa propone il Comune di Trentinara per il mese di agosto, magari non so, per i prossimi giorni? C'è qualche altro evento che possiamo consigliare di venire, di vedere, insomma, i nostri telespettatori? Noi, come evento principale, puntiamo sulla festa del pane. La festa del pane ormai da 16 anni, insomma, questa è la 16ª edizione, ha dato lustro al nostro paese, ha fatto conoscere questo paese quando era molto meno conosciuto rispetto ad oggi. Mi fa piacere sottolineare che quest'anno, alla ripresa dopo la pandemia, abbiamo cambiato le date, perché voi vi ricorderete che si svolgeva dal 16 al 20 agosto, invece abbiamo voluto fortemente con la Prologo ripartire, ma ripartire in un altro periodo per allungare anche un poco il periodo turistico dal punto di vista economico per il nostro paese, insomma, perché poi agosto già di per sé funziona molto e funziona bene un po' ovunque, nel senso che c'è una presenza importante di persone. Abbiamo deciso, ripeto, volutamente di spostarla a fine luglio per allungare il periodo turistico nel nostro paese. Quindi dal 27 al 31 luglio vi aspettiamo qui per la festa del pane, con tante novità, con un paese pronto ad accogliervi, ad accogliere i numerosi turisti e visitatori che verranno, con degli spettacoli musicali che ogni sera sulla piazza principale avremo la possibilità di ascoltare di grande qualità, la Prologo con il presidente Guazzo e con tutti i ragazzi della Prologo veramente hanno una grande attenzione per questa festa che diventa la festa principe del nostro paese. Poi ci sarà un agosto con tutta una serie di attività che verranno realizzate nei weekend, sabato e la domenica, momenti di intrattenimento musicale, momenti di intrattenimento per i bambini. Insomma, un'estate sicuramente viva, ma io aggiungo anche che a volte non c'è necessità, a parte l'evento principale, io penso che si venga a Trentinara, oggi chi viene a Trentinara viene anche per farsi una semplice passeggiata lungo la Via dell'Amore, per restare a guardare, stando ben fermi con i piedi per terra, guardare l'orizzonte, guardare Capri, guardare il Golfo di Salerno, avere la possibilità di vivere un'esperienza unica che è quella del Cilento in volo, che è la maggiore
attrazione turistica del nostro territorio, che sta facendo ovviamente un grande lavoro di richiamo turistico per il nostro paese, quindi c'è tanto da fare anche al di là degli eventi, per cui io non ti nascondo che mi piace molto quando nel periodo estivo, ma anche nei sabati, soprattutto nei weekend, anche durante l'inverno, quest'anno devo dire che è andata molto bene, vedere il paese pieno di persone, di famiglie, che vengono anche solo per farsi una passeggiata e per godere di questo luogo, di questo panorama unico, magico, insomma, mi fa stare bene e a volte non c'è bisogno di creare un evento ogni giorno per creare attrazione, ma anche l'attrazione che abbiamo, penso, creato attraverso la riqualificazione dei luoghi e la bellezza che oggi questi luoghi rappresentano, penso che possa essere considerata al pari di un evento. Quindi l'evento è la festa del pane, ovviamente l'evento religioso del 23-24 agosto della Madonna del Loreto, ma poi io invito le persone a venire qui a farsi la passeggiata e troveranno un paese pronto ad accoglierli e a fargli vivere una giornata o più giorni, ancora meglio, di semplicità, di serenità, di tranquillità e di bellezza. Assolutamente sì, l'ospitalità dei cittadini di Trentinara, Cilentociana, la conosce molto bene, sono davvero tutti cittadini molto affabili e premurosi, quindi complimenti anche per, insomma, la popolazione trentinarese. Allora, Sindaco, ricordiamo soltanto come arrivare a Trentinara a questo punto. Noi stiamo facendo un po' di promozione dei comuni del Cilento e quindi è bello anche sapere a questo punto come arrivare a Trentinara, perché magari c'è qualcuno che ancora non l'ha visitata e non sa come deve arrivarci. Quindi diamogli una mano per capire come deve giungere in questo straordinario territorio. Allora, chi viene ovviamente chi fa l'autostrada può uscire a Battipaglia o può uscire ad Eboli, proseguire sulla statale 18 per poi, ci sono ovviamente le indicazioni lungo la strada, per poi uscire in direzione Capaccio Capoluogo. In direzione Capaccio Capoluogo il comune di Trentinare è a 6 km da Capaccio Capoluogo, quindi è molto semplice venirci a trovare, molto comodo, insomma, le strade sono percorribili, insomma, sono, devo dire, ne approfitto anche per ringraziare la provincia che in questi giorni ha fatto un intervento sulla SP13, un piccolo intervento ma di grande utilità, e quindi non è difficile arrivare a Trentinara. Poi oggi siamo tutti attrezzati con navigatori, insomma, con apparecchiature informatiche che ci consentono di arrivare facilmente ovunque, quindi noi siamo qui ad aspettarvi non solo durante la festa del pane, ma per questa fase finale, diciamo così, la più importante dell'estate, e saremo davvero felici di accogliervi e di farvi conoscere un paese che merita di essere conosciuto. Bene, grazie al sindaco Rosario Carione per il suo intervento all'interno della nostra rassegna stampa. Non so se Gianni ha ancora qualche domanda da proporre al sindaco, oppure insomma lo possiamo salutare perché sicuramente è impegnato con le tante attività da svolgere. Hai già detto tutto tu, Raffaella, ti ringrazio, ringrazio Rosario per essere stato con noi e lo vedremo sicuramente prossimamente in qualche evento o qualche iniziativa sempre del Comune di Trentinara, che seguiremo in modo assolutamente dettagliato. Grazie, Rosario. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Grazie, sindaco.